La nostra storia, la fragilità del nostro territorio e del lavoro, il presidio del territorio, le prospettive delle aree di crisi complessa. Sono sostanzialmente questi gli argomenti discussi questa mattina presso la Camera di Commercio di Pescara durante l'incontro aperto organizzato dalla CGIL dal titolo Conoscere il passato, progettare il futuro. Noi oggi facciamo una riflessione e facciamo delle proposte. Partendo da alcune considerazioni, che è necessario un modello di sviluppo industriale diverso in questa regione, che è una regione che ha un territorio fragile e che ha necessità di bonificare una parte del territorio, di non rinunciare a uno sviluppo industriale che deve essere però uno sviluppo inclusivo e sostenibile. E quindi facciamo delle proposte e sarà presente il vicepresidente che sta arrivando della Giunta, l'onorevole Lolli, perché chiederà di avere più risorse e di finalizzarle ad un tipo di sostenibilità che tenga conto del rispetto del territorio che è stato devastato da una industrializzazione selvaggia negli anni precedenti.